Nicola, che è una distanza un po' corta, già a fine percorso, quindi i cavalli sono molto in avanti, questo il cavaliere dovrà essere molto attento, molto equilibrio da parte del cavallo, e anche questa distanza che sta affrontando Manuele adesso, Obser di Betulle su Fosso e la linea con la combinazione. L'Emanuele di cui parli è Emanuele Gaudiano, che con Caspar propone il primo binomio azzurro in gara. Caspar è un cavallo di 11 anni, Emanuele Gaudiano, cavaliere materano, di grande esperienza, anche lui presente, esatto, a Rio, si è distinto sia in tappe della Global Tour che in tappe di Coppa del Mondo, vincendo. Probabilmente adesso non ha cavalli al massimo della condizione per poter emergere, ma si tratta di un cavaliere di grinta assoluta. Guardate questo grigio come ha saltato anche l'ostacolo d'uscita della doppia gabbia, bene sul verticale di barriere su Fosso, che ricorda le colonne romane. Tu, Uliano, tieni sempre molto a... Abbiamo penalità per il tempo? Sì, probabilmente sì, così è, però applausi comunque per Emanuele Gaudiano, 80-91, una sola penalità, e l'augurio per il Cavaliere Azzurro è che non ci siano 13 percorsi netti, altrimenti per quell'unica infrazione dovrebbe rinunciare al secondo percorso. Dicevo, Uliano, tu sei sempre molto attento alla sede in cui lavori e vuoi ricordare le caratteristiche della città. C'è un ostacolo che ricorda il Colosseo, un altro che ricorda le colonne romane, e abbiamo il numero uno che ricorda i fratelli di Zeo. Sì.